Non vi vedo tese comunque. Io non ce l'ho oggi, solo lei. È il ripassone questo? No, è il panico prima dell'esame. Panico prima in cui speri che per osmosi ti entrino tutte le cose che non sai. Sei di primi in assoluto ad aver finito la maturità. Io l'ho finita, lui non ancora. Io ero il testimone. Ero in campagna, ho detto, vabbè, non sarò mai il primo, dai, che probabilità ci sono. È uscita la classe A, mia sezione e lettera P. E quindi 6.45 sveglia, 7.45 davanti a scuola. Tutto questo tu sei venuto a fare il testimone? Sono il testimone, però essendo lettera R sono tra due ore, tra un'ora anzi, quindi anch'io sono abbastanza teso, dai. Teso, però hai avuto la possibilità di vedere già come... Sì, com'era. È vero, quello è stato un vantaggio effettivamente. Poi... L'ho già fatto io, eh. Per il primo dei primi dei primi dei primi. Sei felice innanzitutto? Sì, finalmente libero, sì. Finalmente libero. Se ti va di raccontarci com'è questa maturità ai tempi del coronavirus? Una maturità un po' diversa, già dal trattamento iniziale quando entri, sanificarti, un po' complicata come cosa, però i professori si sono comportati, hanno capito la situazione, quindi è andata bene, sono contento. Mi hanno fatto igienizzare le mani, hanno messo un sacco sullo zaino, ho dovuto tenere la mascherina per tutto il tempo. Quindi anche durante? No, durante l'esame no, eravamo a 2 metri di distanza, ero seduto sulla cattedra, loro vicino alla parete, l'ho potuto togliere e parlare. E niente, devi portarti i libri, ho dovuto portare i miei perché non ci può essere scambio di materiale per evitare ogni tipo di contatto. C'era del plexiglass che ti... No. Professori? No. Dai, è andata, hai visto? Sì. Basta, adesso sei libera. Felice? Sì, dai, sono felice. Com'è andata? Bene, bene, pensavo peggio. Quanto è durato l'esame? Un'oretta. Un'oretta? Sì. Che cosa ti hanno chiesto? Mi hanno fatto parlare dell'elaborato, poi un testo di italiano e poi domande interdisciplinari. Diciamo che non abbiamo vissuto come tutti gli altri questa maturità, però... Alla fine ci siamo divertiti. È un po' una festa a metà, non festeggiare con tutti quanti sì, gli altri sì, compagni sì, un po' una classe. Festa a metà, sì. Festeggeremo più avanti sicuro. In realtà non è cambiato particolarmente tanto, i professori appunto più a distanza, con le mascherine, un po' tutto più surreale, però sempre maturità è. Ero proprio terrorizzata all'inizio, però mi sono calmata subito. Ti hanno messo a tuo agio? Sì, sì, assolutamente. Il fatto che si venga a fare la maturità da soli, diciamo, non in compagnia dei propri compagni, è un po' alienante come cosa. È stato un anno un po' così, quindi cioè alla fine chiuderlo così non è un problema. Cioè avrei preferito fare un anno normale piuttosto che una maturità normale, quindi vabbè. È un anno che va così, ma è così per tutti, per noi, ma come per tutti, quindi va bene così. Diciamo, non potendo andare a scuola, non potendo studiare normalmente è stata dura, però ce l'abbiamo fatta, dai. Vabbè, ci sono cose più importanti a cui pensare, ci sono motivi superiori per cui non dobbiamo stare fuori tutti insieme. Si pensa quando finirà tutto, si spera che quando finirà tutto si potrà fare tutto come prima, si recupererà ciò che si è perso adesso. È l'unica cosa a cui si può pensare, secondo me. Ciao ragazzi, bocca al lupo per tutto. Grazie mille, troppo.